Ciao a tutti da Cyberfantasia. Oggi io vorremmo proporre e andare ad illustrarvi come si prepara il nostro grandissimo, buonissimo e semplicissimo tè marocchino. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su al nostro video e a tutti gli altri video sulla nostra pagina, di seguire e di iscrivervi alla pagina di Cyberfantasia e di lasciare dei commenti e basta. E adesso andiamo a vedere come andremo a preparare il nostro tè marocchino. Gli ingredienti che andremo ad utilizzare per preparare il nostro tè sono i seguenti. Ci serve il nostro tipico tè, che si può acquistare da ogni punto vendita qualunque. Questo è quello che noi abbiamo e andremo ad utilizzare. Poi ci serve appunto la menta classica e lo zucchero. Noi andremo a utilizzare questo, che è il tipico nostro marocchino, ma potete utilizzare anche lo zucchero normale, che è il nostro tipico marocchino, stavo dicendo. E adesso andremo a preparare il nostro tè, servendoci di un'apposita appunto teiera, dei bicchieri e così via. Adesso vi andremo a mostrare il tutto, i passaggi fondamentali per poter preparare appunto il tè marocchino. Adesso, come vedete qui, in una teiera andremo a mettere un po' di acqua calda. Come vedete qui andremo a mettere un cucchiaio e mezzo più o meno di tè tipico marocchino. E adesso andremo a mettere acqua calda. Vi ricordo che deve essere calda, molto calda. Adesso chiudiamo il nostro teiere e adesso vi ricordo acqua bollente. Adesso andremo ad versare su un bicchiere e adesso andremo a versare un po' di acqua fredda e adesso andremo ad, diciamo, scuotere la nostra teiera. Come vedete qui, e andremo a versare il tutto altro bicchiere per poter togliere appunto lo sporco del tè. Come vedete qui, questi due tipi di bicchiere li andremo a buttare, mentre questo qui, che è quello buono, lo andremo a rimettere all'interno della teiera. E adesso andremo ad aggiungere ancora acqua bollente, come vedete qui. La quantità di tè può variare in base alle persone che volete, diciamo, come vi pare, in poche parole. Adesso sul piano cottura abbiamo acceso il fuoco, abbiamo messo acqua dove all'interno troviamo il tè e adesso lo andremo ad scaldare, in poche parole, finché il tutto non comincerà ad evaporare, in poche parole, quando diventa bollente, in poche parole, l'acqua con all'interno il tè. E allora a quel punto sarà pronto e andremo a mettere la menta in seguito. Come vedete qui, si sta alzando, in poche parole, come vedete qui sta aumentando di volume, possiamo dirla così. E adesso andremo a mettere la menta all'interno della teiera e insieme alla menta andremo a mettere lo zucchero. La quantità in base al gusto, diciamo, alle preferenze delle persone, principalmente la quantità che viene messa. E adesso aspettiamo che si sciolga lo zucchero.
E adesso, passati qualche minuto, andremo a versare il tutto in un bicchiere. Come vedete qui. Lo rimettiamo all'interno della teiera. E adesso andremo a fare la stessa operazione. Questo è il colore e la consistenza, diciamo, che deve avere il vostro tè. Vi ricordo che quando avete inserito all'interno della teiera menta e zucchero, mentre si sta sciogliendo lo zucchero, per avere una schiuma come vedete qui, dovete andare ad mescolare il tutto e a girare un paio di volte. E questo è il nostro risultato finale. Di solito il tè marocchino, il nostro tè, viene accompagnato da qualche dolce, da qualche, diciamo, qualche cibo tipico marocchino principalmente. E noi principalmente, noi soprattutto la cultura marocchina, la cultura in generale araba, ogni volta che si presenta, diciamo, una persona alla porta, i marocchini, ma anche altre persone principalmente della stessa cultura, principalmente hanno l'abitudine principalmente di ospitare principalmente gli ospiti, principalmente le persone principalmente che vengono a trovare, a visitare principalmente amici e parenti principalmente, fornendo loro principalmente, mettendo a disposizione il tè con qualche cibo tipico marocchino. Se vi è piaciuta, diciamo, il nostro video principalmente e la nostra bevanda tipica principalmente, lasciate un bel pollice in su, un bel like alla nostra pagina, al nostro video, iscrivetevi al canale YouTube di Cibo e Fantasia, lasciate i vostri commenti, consigliateci altri tipi, diciamo, di piatti, di bevande principalmente da preparare e da illustrarvi. E da Cibo e Fantasia è tutto. Ci vediamo al più presto.